Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata delle interviste dei Leoni Files. Oggi con noi un amico dell'Istituto Bruno Leoni, un ospite gradito, non è la prima volta che ci fa l'onore di essere con noi e anche questa volta presentiamo un suo libro. È con noi Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport e autore, proprio in questi giorni è uscito un suo nuovo libro che si chiama L'Agonia, Hotel Champagne, la notte della giustizia italiana. E segue, caro Alessandro, di poco un altro libro che è uscito da poco, L'Inganno, anche questo, entrambi diciamo su vicende giudiziarie. Intanto buongiorno e grazie per essere qui con noi. Grazie, l'onore è mio naturalmente. Sono molto lieto di discutere dell'Agonia perché intreccia temi e pensiero comune. Ecco, allora Ale, ho fatto riferimento all'inganno proprio perché mi permetto, per darti proprio l'avvio e raccontarci appunto a cosa ti riferisce questo libro, appena ne farai cenno tutti ricorderanno il caso recente e famoso, mi sembra di poter dire che entrambi i libri diciamo siano due libri che in realtà partono forse da una cronaca giudiziaria e in qualche modo la cronaca giudiziaria c'è, ma con un occhio attento cerchi di portare la cronaca giudiziaria sul livello di analisi della società e dei problemi della politica e della giustizia italiana. E quindi ecco, raccontaci un po' l'episodio, di cosa parla questo libro e se effettivamente questa mia impressione su questo tuo tentativo di dare uno sguardo allargato partendo diciamo dalle vicende giudiziarie sia giusto o meno. Eh sì, penso che siano in linea di continuità. L'inganno raccontava lo slittamento di una giustizia verso l'eccezionalismo, dalla colpevolezza alla pericolosità, dalla prova al sospetto, attraverso il cosiddetto codice antimafia. E L'Agonia racconta l'uso che di questi strumenti eccezionali, come per esempio il Trojan, fa la magistratura per regolare i suoi conti. Perché L'Agonia racconta il più grande scandalo della magistratura contemporanea, lo scandalo del CSM, il cosiddetto Palamara Gate, che secondo il racconto ufficiale era l'opera, una congiura ordita da una massoneria di politici e magistrati capeggiati da Palamara, Ferri e Lotti per mettere le mani sulla Procura di Roma. E sono stati smascherati e attraverso dei procedimenti disciplinari è stato ripristinato l'onore della magistratura. Questo è il racconto ufficiale. In realtà questo racconto non sta in piedi perché dietro questo racconto c'è una guerra di potere tra cordate della magistratura per prendere i posti di comando della stessa, e questa guerra di potere avviene anche attraverso l'uso di un'intercettazione della quale non esistono i presupposti, perché Palamara viene indagato e intercettato per due ipotesi di corruzione che sono prima facie illogiche, che poi non gli saranno contestate in sede di condanna, lui non sarà condannato per corruzione, ma servono per utilizzare questo micidiale strumento che è il Trojan, che servirà alla fine non per cercare le prove sulla colpevolezza delle ipotesi di corruzione, prove che non ci sono peraltro, ma per sorvegliare prima e ribaltare poi la maggioranza di un organo di rilevanza costituzionale come il CSM. Con una operazione mediatica e processuale insieme, ma il processo mediatico qui è prevalente, che è guidata da una regia occulta e che di fatto consente alla cosiddetta sinistra giudiziaria di rimettersi nelle posizioni di comando della magistratura, la Procura di Roma, la Procura Generale della Corte di Cassazione, dalle quali è stata estromessa dal corso degli eventi. Perché? Perché siamo nel maggio del 2019, nel paese c'è una nuova maggioranza, la maggioranza giallo-verde, nel CSM c'è una maggioranza di centrodestra che ha vinto le elezioni del CSM, le due maggioranze di centrodestra e la giallo-verde fanno da sole la maggioranza naturale per eleggere il procuratore di Roma Marcello Viola. Su quell'accordo, che non è un accordo ma è una convergenza naturale, cerca di salire Luca Palamara che, avendo lasciato la sua alleanza con la sinistra giudiziaria, vuole continuare a giocare un ruolo nel nuovo assetto di potere del paese. Bene, queste trattative, che sono le trattative compromissorie, forse anche opache,
che segnano però la storia della magistratura italiana, vengono ribaltate attraverso l'uso del Trojan, che dà una lettura criminogena di processi che sono i processi tipici del CSM, per cui si racconta di una congiura che non esiste perché quella sera all'Hotel Champagne in realtà non è successo nulla, meno che mai c'è stato l'accordo che viene, diciamo, configurato come la prova della congiura, ma attraverso questo racconto si ribalta tutto e questo è un falso narrativo che di fatto determina qualcosa che somiglia quasi a un golpe mascherato all'interno di un organo di rilevanza costituzionale. Ecco, hai fatto una sintesi perfetta, diciamo, del libro che parte proprio, muove dalla descrizione di quello che è successo, dando sin da subito, per la verità, alcuni elementi importanti relativi proprio all'utilizzo assolutamente, diciamo, chiamiamolo borderline, ma forse addirittura off the line, nel senso che era proprio, in un caso proprio off the line perché il Trojan viene spento, no? Nel caso famoso di questa cena fra l'ex procuratore di Roma, capo di Roma Pignatone, e invece Palamara, che aveva questo Trojan che viene spento proprio per queste ore. Quindi, diciamo, il libro si apre quasi come un romanzo giallo. Ecco, questo, diciamo, è quello che voglio dire a chi ci ascolta, di leggerlo, perché effettivamente si segue come con una trama da romanzo giallo. Hai fatto riferimento al passaggio della maggioranza, e qui devo chiamarti, perché lo fai con grandissima onestà intellettuale, al ruolo del Presidente della Repubblica. Ricordiamo che della Repubblica Mattarella è il capo del CSM. E proprio nell'immediatezza dello scandalo, quando appunto, come una pallina che rotola, da qualcosa che è successo sembra diventare, come hai detto tu, il più grande scandalo appunto giudiziario della storia italiana, Mattarella ha davanti a sé alcune opzioni e tu le illustri chiaramente. Finisce poi col fare quella che tu definisci un'operazione di chirurgia, che però ha come esito quello a cui stai facendo riferimento, cioè il cambio di una maggioranza che era uscita dalle urne giudiziarie, diciamo, cioè dalle urne appunto dei magistrati che si esprimono. Ecco, ritieni che si potesse fare qualcosa di diverso, non so, non so, non tanto da un punto di vista formale, certamente, ma che fosse opportuno farlo, o che questa scelta effettivamente è stata una scelta in qualche modo sia stata un po' dettata dagli eventi, anche perché in quel momento appunto montava il caso mediatico? Assolutamente sì, credo che questa, diciamo, vicenda abbia dato prova di una mancata tenuta dei poteri di garanzia, degli organi di garanzia, tanto il Quirinale quanto la Corte Costituzionale. Per ciò che riguarda il Quirinale, diciamo che si dà subito per buono il racconto per brandelli di intercettazioni che una manina occulta sta diffondendo. E questo, francamente, suscita qualche stupore perché una violazione clamorosa di segreto istruttorio dovrebbe indurre un organo di garanzia a dire alt, che sta succedendo? Teniamo la barra delle regole del diritto, apriamo sì un procedimento disciplinare nei confronti dei consiglieri coinvolti, facciamo che il procedimento faccia il suo corso e poi assumiamo le determinazioni del caso. Sulla base dell'esito di questo procedimento, nel quale costoro potranno difendersi e si potrà verificare soprattutto qual è il contenuto e il valore probatorio di queste intercettazioni. Si potrebbe altresì anche disporre lo scioglimento del CSM di fronte a qualcosa che ripeto, suona come clamoroso, ma anche qui il clamoroso è soprattutto il racconto mediatico che se ne fa. Comunque Mattarella non fa né una cosa né l'altra, e questo è il punto. Mattarella di fatto, attraverso una moral suasion, promuove la revoca della designazione del magistrato Marcello Viola, che nel racconto falso dell'Hotel Champagne era il magistrato addomesticabile della congiura e che invece parte lesa, tant'è vero che oggi è procuratore di Milano, viene revocata una designazione naturale frutto di una diciamo, procedura tecnicamente legittima e perfetta di un organo costituzionale e poi vengono indotti i cinque consiglieri dello Champagne a dimettersi e questo è grave.
con un rito sommario sacrificale sulla pubblica piazza a cui concorre anche la presidenza della Repubblica. L'altro elemento, diciamo, di distorsivo è il ruolo della Corte Costituzionale di fronte alle intercettazioni che coinvolgono Cosimo Ferri, parlamentare, quindi protetto da un'immunità, che viene intercettato nonostante i finanzieri sappiano perfettamente che Palamara incontra Ferri. Ferri è un indagato di fatto, nei suoi confronti vengono fatti molti accertamenti tipici di colui che si trova sotto il faro di un'indagine, in realtà non è indagato. E questo statuto di non indagato consente un'intercettazione indiretta. La Corte Costituzionale, come sappiamo, confermerà a luglio dell'anno scorso l'utilizzabilità delle intercettazioni di Ferri nel procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti davanti al CSM, sostenendo che l'intercettazione di un parlamentare non indagato è lecita quando non è esplicitamente voluta, ancorché prevedibile. È un esito aberrante a cui giunge la Corte, perché di fatto consente di non indagare un parlamentare e di intercettarlo, quindi proprio azzera la protezione dell'immunità parlamentare garantita dall'articolo 68, tant'è vero che questo avviene nei confronti di Ferri. Bene, su questo esito aberrante, che è il frutto di una decisione controversa che spacca la Corte Costituzionale e induce il relatore Franco Modugno ad astenersi dalla scrittura delle motivazioni della sentenza, giunge oggi un chiarimento del vicepresidente di quella corte, che anche lui in minoranza, subì la decisione voluta per due motivi, dice il vicepresidente Nicolo Zanon. Perché non si poteva dare torto alla Corte Costituzionale e non si potevano smentire i procedimenti disciplinari nei confronti, l'esito giudicato di quei procedimenti nei confronti di Palamara e dei cinque consiglieri del CSM. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la Corte Costituzionale, il massimo organo di garanzia, il giudice delle leggi, dovendo decidere di una questione di rilevanza inaudita, perché l'ampiezza del perimetro dell'immunità è il cuore della democrazia, definisce il rapporto fra i poteri, definisce la divisione dei poteri. Bene, di fronte a una decisione così importante, diciamo, cede a una logica di risultato, a una logica di economia processuale e a una logica di difesa corporativa della Cassazione che non può essere smentita. Se la Corte Costituzionale cede a una logica di risultato, io penso che la nostra democrazia sia più sguarnita, sia più fragile, sia più esposta al rischio che questa logica di risultato, che ha da tempo infiltrato, inquinato, direi, il potere giudiziario, trasmodi anche nei poteri di garanzia. E questo non è un bel segnale. Ecco, un paio di domande vorrei farti per chiudere. La prima è, diciamo, un po' astraendoci in qualche modo alla vicenda e andando a guardare quello che è il rapporto proprio fra la politica e la magistratura e anche il problema della politica della magistratura. In qualche modo a me, diciamo, i cinque congiurati che poi vengono, diciamo, congiurati non congiurati, che poi vengono appunto indicati appunto per i procedimenti disciplinari, ricordano un po' il film Codice d'Onore, quando Jack Nicholson, seppure poi posto, diciamo, sotto il fuoco di fila di Tom Cruise, dice: ma insomma, in fondo, stiamo noi la notte, no, di vedetta sopra quel muro per farvi dormire serenamente e garantiamo la vostra libertà. E con la sensazione che la magistratura abbia correttamente bisogno di instaurare un rapporto con la politica, ma in questo falso mito del magistrato quasi etereo, quasi sganciato, no, dal resto del mondo, dal mondo reale, chiuso nella sua stanza per evitare qualsiasi conflitto, delega a quei soggetti che più di altri se ne fanno carico perché magari per aspirazioni personali o per capacità personali sono capaci. Tu fai una descrizione di Palamara, proprio di una persona che ha capacità relazionale, capacità di chiudere gli accordi velocemente. È capace di andarsi a sedere e contrattare con la politica sui temi dove è giusto ed è corretto che questo venga fatto, però poi, diciamo, viviamo in questa sorta di finzione per cui questi soggetti devono per forza essere persone lontane dal nostro ideale di magistrato. Ecco, come si possono risolvere questi problemi? Perché poi sono proprio i magistrati stessi, no? Che fra di loro
indicano spesso chi fa politica come qualcosa di, la politica della magistratura come qualcosa di deterioro, eppure qualcuno dovrà pure occuparsene come Jack Nicholson lì sopra quel muro a difendere la libertà. Ma guarda, io penso questo, io penso che gli uomini del Novecento avevano un rapporto col potere più maturo e più consapevole, e quindi sapevano che il potere è una funzione della democrazia e ha degli effetti collaterali per cui va gestito, va diviso il potere, perché dividendo il potere si bilancia. Noi oggi il potere invece lo vogliamo rimuovere in toto, sterilizzare, abbiamo questa tentazione ideologica che è figlia della cultura populista e poi ne restiamo sopraffatti, perché questo è accade, questa vicenda questo dimostra sostanzialmente. La magistratura ha costruito una ideologia del potere ricevendo dalla politica una delega, prima alla lotta alla criminalità, poi alla bonifica della vita pubblica, poi alla tutela morale e legale del dibattito politico. Quindi queste finalità etico-politiche che si è assunta l'azione penale hanno in qualche modo dato alla magistratura una logica di risultato che ha prodotto una distorsione enorme perché la lotta alla criminalità la polizia, la fa il criminale. La magistratura dovrebbe, diciamo, essere orientata all'accertamento della verità con una terzietà che è molto diversa dallo spirito con cui oggi persegue. È chiaro che in questa logica, che è una logica interventista, la magistratura poi finisce per produrre delle implosioni perché gli strumenti che utilizza per compiere questi compiti che la politica e che la democrazia le ha assegnato, poi li utilizza anche per confliggere dentro il suo mondo. E questa è la vicenda che racconta un'implosione con questi strumenti pervasivi, come lo strumento del Trojan, che è l'intreccio fra questa tentazione ideologica del potere e l'ideologia della tecnocrazia, che lo strumento del captatore informatico offre a questa prima ideologia, e potenziandone gli effetti in maniera distruttiva, perché il Trojan è un'arma di distruzione di massa. Il Trojan non è che ci fa vedere la verità. Il Trojan ci fa vedere brandelli di quello che è l'inconscio dei processi pubblici, cioè le emozioni, i rancori, le rabbie, le tentazioni che stanno sotto la coltre del discorso pubblico e che spunti da quell'area, diciamo, di un po' grigia che sta sotto la superficie di tutte le democrazie e portati sotto il faro di una illuminazione mediatica, ci inducono a dire: ma che schifo questa democrazia, ma che schifo questa magistratura, ma che schifo questo potere, no? E ci fanno indignare. E questo è il processo, se vogliamo. Tu hai citato un film, io ne cito un altro che è uscito in questi giorni, che e si chiama Anatomia di una caduta, ha vinto a Cannes, è un film bellissimo, in cui c'è una storia di una donna che viene accusata dell'omicidio del partner, del compagno, del marito, e a un certo punto spunta una registrazione nella quale 2 giorni prima dell'omicidio, di questa donna che si proclama innocente e poi sarà assolta, e si vede, si ascolta il marito e lei che litigano. E allora, alla fine di questa intercettazione casuale, lei dice: ma sì, è tutto vero, ma non è la verità. Guardate che questa non è la verità. Cioè, il racconto di 2 minuti di vita del Trojan non sono la verità. E la straordinaria verità di questo film è questa contraddizione, è chiaro. E allora, io credo che noi dovremmo abituarci a capire che l'esercizio della verità è esercizio di complessità. E io questo libro l'ho scritto proprio per far vedere come la falsificazione del racconto è figlia della falsificazione che lo strumento tecnologico del Trojan offre
a questa truffa, diciamo, no? Comunicativa. E invece constato, per esempio, che questo libro ha prodotto delle reazioni diverse perché qualcuno leggendolo mi ha detto: Madonna, che schifo la magistratura, che schifo queste cose che tu fai emergere. No, io non ho nessuno schifo per questo grigio, questa è la vita. Il problema è la lettura che gli diamo. Ecco. Il fatto però che ci sia questa lettura prevalente dimostra quello che penso, cioè che il nostro secolo ha prodotto un'ideologia di rimozione del potere come effetto del populismo che si è spalmato nel corpo sociale, modificando il nostro rapporto con il potere. E questa è una diseducazione che fino a quando non viene riassorbita e non ricominciamo a comprendere come ricostruire le forme del potere, evidentemente ci condanna allo scandalo, ci condanna all'indignazione e ci condanna anche a non accorgersi, per esempio, che un falso narrativo strumentale si può imporre a una democrazia ribaltando, un organo di rilevanza costituzionale chiave. Allora, Alessandro, ti farei ancora tante domande, ma il tempo è tiranno e ti ringrazio ricordando ancora il libro edito da Marsilio, La Gogna, Hotel Champagne, La notte della giustizia italiana, scritto da Alessandro Barbano, che ringrazio perché anche in questo libro, come in quello precedente, non solo riporta l'attenzione su temi che purtroppo, forse per il populismo a cui fa riferimento, non destano particolare attenzione, cioè il tema a cui ha fatto riferimento, la Presidenza della Repubblica, il tema istituzionale, il tema della Corte Costituzionale, ma è un tema di garanzia degli individui. Credo che sia un altro fil rouge, su cui questi due libri possono, che lega questi due libri, il primo sullo scandalo appunto dell'antimafia, quindi con tutte quelle eccezionalità a cui facevi riferimento, e questo con l'utilizzo eccezionale di mezzi che però finiscono col calpestare i diritti di individui che hanno scelto di servire anche con uno sforzo in più il corpo, appunto la magistratura, però poi si ritrovano appunto ad essere battuti su un giornale come mostri che abusano della loro posizione e del loro potere. Quindi grazie ancora e Grazie a spero. te. Grazie Ale.